Cari telespettatori, bentornati in diretta per Primo Cittadino. Questa sera, nella seconda puntata dell'anno, ospitiamo il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci. Buonasera sindaco e bentornato nei nostri studi. Grazie, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Vi ricordo come sempre che potete mandarci dei messaggi anche con WhatsApp al 338-4968-250, oppure potete intervenire in diretta per porre le vostre domande al sindaco telefonando allo 0721-86-14-33. Gli stessi numeri, come sempre, di ogni puntata che troverete in sovrimpressione. Sindaco, cominciamo questa seconda puntata del 2020. Lei, lo ricordiamo, è in carica dal giugno 2016, per cui il prossimo anno i forsembronesi dovranno recarsi di nuovo alle urne. Esatto. Cominciamo facendo un bilancio di questi primi 4 anni circa della sua amministrazione. Che cosa è stato fatto? Quali sono gli interventi più importanti? Ma guarda, sicuramente è un'esperienza molto impegnativa, forse più di quello che uno possa immaginarsi prima di iniziare, no? Non che ci aspettassimo una passeggiata, però è veramente un'esperienza molto stimolante e molto impegnativa. Anche perché all'inizio, diciamo, c'è un periodo di puro apprendistato e quelle che sono le nostre priorità che abbiamo portato avanti, come sai bene, diciamo, uno dei nostri obiettivi principali è un discorso di sanità, sulla quale ci siamo impegnati, poi penso che ne parleremo meglio in seguito, sicurezza, lavori pubblici, insomma, diciamo che ci siamo dati da fare. Insomma, tante cose, ma tante che devono ancora essere realizzate. Sì, quindi, assolutamente. Insomma, anche progetti e lavori in corso. E cominciamo però dalla sanità, anche perché è stato un po' il vostro cavallo di battaglia. Attualmente in che stato si trova l'ospedale di comunità? Ma guarda, l'ospedale di comunità di Fossombrone, diciamo, ci sono delle novità abbastanza importanti per quel che riguarda l'hospice. Ricordo che abbiamo l'unico hospice nella provincia e uno dei pochi a livello regionale che cura malattie non solo oncologiche, per cui lì c'è un progetto che stiamo seguendo da vicino che dovrebbe portare ad ampliamento dagli attuali 10 a 20 posti letto. Mi auguro che parta quanto prima, io dagli ultimi incontri che ho avuto con i tecnici, i dirigenti eccetera, se tutto va bene nel giro di qualche settimana i lavori dovrebbero partire per essere conclusi presumibilmente dopo l'estate, quindi questa è una cosa che si sta realizzando. E invece quello che stiamo portando avanti a livello politico è la richiesta che ormai da anni peroriamo di avere dei posti letto ospedalieri di lungo degenza. Questi erano previsti da accordi degli anni precedenti, non ci sono delibere o determine regionali in tal senso, per cui qui abbiamo fatto anche una mozione recentemente a livello di consiglio comunale approvata all'unanimità, quindi sia maggioranza che opposizione, abbiamo trasmesso in regione, su questa stiamo aspettando gli sviluppi, mi auguro che anche qui ci possano essere novità positive, ma non ho al momento dati certi. Quindi vi siete insomma impegnati per salvaguardare i servizi ma anche per implementarli? Sì, diciamo che io, come dico sempre, porto avanti un discorso su due binari paralleli, un discorso più ad ampio respiro a livello regionale, politico, nel quale chiediamo di rivedere questo piano sanitario che tra l'altro è ancora in elaborazione. Abbiamo le elezioni regionali tra breve, per cui penso che a breve novità non ne avremo da quel punto di vista fino a che non ci sarà la nuova giunta regionale. Però ecco, dicevo, abbiamo due piani paralleli, uno quello che riguarda appunto un discorso di impostazione sanitaria, no? Che è quello che riguarda a nostro avviso la necessità di avere una sanità intanto pubblica, diffusa, policentrica su tutto il territorio, quindi contrarietà agli ospedali unici eccetera, e questo è un discorso, ripeto, sul piano politico, mentre a livello locale io faccio degli sopralluoghi, diciamo così, molto frequenti a livello della nostra struttura per recepire quelle che sono le esigenze dei tecnici, dei medici, degli infermieri, e periodicamente incontriamo anche i vertici proprio per colmare queste piccole lacune che possono essere a volte un macchinario, a volte del personale, per cui c'è un impegno molto assiduo per quel che riguarda la sanità ed in particolare il nostro ospedale. Anche se non è una competenza del Comune, dobbiamo ricordare che stanno per iniziare, o comunque sia sono iniziati da pochissimo, i lavori per ampliare la sede della Croce Rossa Italiana. Sì, i lavori sono iniziati, questa è una cosa importante, noi abbiamo una bella realtà per quel che riguarda la Croce Rossa, con tanto deliporto, tanti volontari, per cui ci fa piacere che insomma ci sia questa novità in fase di realizzazione. Passiamo alla sicurezza, perché proprio nei giorni scorsi, giovedì sera, si è tenuto un incontro insieme alle forze dell'ordine e i cittadini. Che cosa è emerso? Ma questo incontro è stato fatto principalmente per fare un po' il resoconto di quella che è stata l'attività da parte dell'amministrazione in questi primi 4 anni circa di mandato. E abbiamo fatto quindi un bilancio sostanzialmente di quelle che sono state le iniziative, che vanno dalle telecamere di sorveglianza ai varchi per la lettura delle targhe, all'assunzione dei nuovi vigili urbani, e tutte iniziative volte a migliorare la sicurezza urbana, tra virgolette. Poi ecco, c'era la presenza anche del comandante della stazione locale dei Carabinieri, con i quali si è parlato anche di altri aspetti, dei furti delle case, ad altri consigli utili anche per la cittadinanza per prevenire eventi di questo tipo. Mi pare anche che siano diminuiti i furti lo scorso anno rispetto al 2018. Per fortuna il dato è incoraggiante, si sono quasi dimezzati almeno per quel che riguarda il nostro comune. Non so se è una coincidenza dovuta anche a un maggior presidio da parte delle forze dell'ordine, soprattutto anche grazie a questo
sistema di lettura targhe che, ricordiamo, è un progetto che noi abbiamo iniziato nel 2017, concordandolo con prefetto e questore, che era quello di presidiare tutti gli ingressi principali della città. Oggi abbiamo 4 lettori di targhe, per cui praticamente tutte le macchine che entrano dalle vie principali vengono monitorate. Questo segnala eventuali macchine sospette alle forze dell'ordine, per cui forse già quello potrebbe essere un deterrente per malintenzionati. E quindi, ecco, il dato, ripeto, incoraggiante. Chiaramente l'attenzione non si può abbassare, anzi io anche in questa sede faccio un appello anche ai cittadini, cosa che ho fatto anche in quella serata, per collaborare, nel senso che poco prima di Natale abbiamo avuto un incontro in prefettura dove il questore ha lamentato, tra virgolette, una scarsa collaborazione, cioè scarse segnalazioni. Evidentemente c'è un po' di timore nel segnalare. Denunce le fanno, ecco, io quello che dico, denunce vanno fatte anche per qualsiasi reato, anche il più banale, perché comunque serve per le forze dell'ordine, perché poi viene diffuso, comunicato, serve a fini statistici, per cui è importante. È importante farla sempre, qualsiasi reato accada. In più, anche la semplice segnalazione, una targa di un'auto sospetta, persone che non si conoscono, vanno comunque segnalate, senza timore, perché certo, comunque è meglio un falso allarme piuttosto che un mancato allarme. E ecco, questo è un appello che ho rivolto ai cittadini anche in quell'occasione, ribadendo quello che ci ha detto prefetto, che ci hanno detto prefetto e questore poco prima di Natale. Sempre sul tema della sicurezza, sono stati anche assunti 2 agenti della polizia locale? Sì, sono 4 in realtà. 4. Ne avevamo 4 insieme alla comandante quando siamo arrivati, adesso ne abbiamo assunti altri 4, 2 il 1° di settembre e 2 il 1° di gennaio, per cui abbiamo praticamente raddoppiato l'organico. Questo ci consentirà un maggior presidio del territorio anche a livello di orario, perché ad esempio riusciremo a fare anche un turno serale che fino ad oggi era praticamente impossibile, riusciremo a fare anche altri servizi come ad esempio l'autovelox. Insomma, era necessario, perché considera che Fossombrone ha circa 10.000 abitanti, 9.300, sarebbe buona norma avere un vigile almeno ogni 1.000 abitanti all'incirca, questa è un po' la proporzione che bisognerebbe cercare di seguire, ma difficilmente i comuni riescono ad avere quel numero, per cui averli raddoppiati ci consente sicuramente di fornire maggiori servizi. Sindaco, io direi di iniziare con le domande dei nostri cittadini, perché tante ne sono arrivate già anche in questi giorni quando abbiamo promosso la sua partecipazione, molti anche nella giornata di oggi a partire da questa mattina. Iniziamo dall'impianto per la produzione di bitume all'Aghilardino. Un nostro telespettatore ci ha girato diverse domande, insomma, noi questa sera gliele poniamo. Per la produzione di calore, quali combustibili, le chiedono, saranno usati? Elettricità, metano, gasolio oppure altri? Poi ancora, quali tipi di esalazioni usciranno dalle ciminiere? È vero che sono previste delle ciminiere alte decine di metri, cioè 20-30, e poi ci chiede anche il ciclo dei materiali, dei liquami di scarto, dove viene prelevata l'acqua. Cominciamo per step, perché sì, le domande non sono finite qua. Sì, facciamo un po' di chiarezza. Alcune sono anche particolarmente tecniche, non so se sono in grado sinceramente di risponderti. Diciamo che questo è un impianto, intanto voglio chiarire un po' il campo dei equivoci, nel senso che non è una raffineria petrolifera o una cosa particolarmente invasiva. Un impianto di conglomerati bituminosi praticamente è una assembla sostanzialmente bitume a pietra breccia sostanzialmente per produrre asfalto. E per quel che riguarda le esalazioni, praticamente si tratta di vapore acqueo, per cui non sono previste esalazioni particolarmente nocive. E il riscaldamento necessario viene prodotto a GPL. E per quel che riguarda, da quel che ho visto il progetto, non si parla di ciminiere di 20-30 metri, ma di silos al massimo alti 9-10 metri per contenere il materiale prodotto. Ma quello che voglio dire fondamentalmente è che oggi queste attività sono oggetto, chiaramente soggette a controlli molto stringenti da parte della provincia, che è l'ente preposto a rilasciare queste autorizzazioni, da parte dell'ASUR, dell'ARPAM. Per cui volevo rassicurare i cittadini, nel senso che se qualora dovesse andare avanti la cosa ci saranno tutti i controlli del caso, non sono attività che vengono aperte e lasciate al loro destino. Per cui, ecco, ribadisco, ci sono norme molto precise, molto stringenti. Nel momento in cui la provincia rilascia l'autorizzazione, evidentemente quelle norme sono state rispettate, oltre ai controlli che poi vengono fatti periodicamente. Le chiedono anche se può dirci qual è il rapporto tra costi o benefici. Ma costi non ce ne sono, ovviamente, per il comune, essendo un'attività privata. E io, come dico, questa è un'attività necessaria per la produzione appunto di asfalto, vogliamo che le strade siano a posto, coprire le buche, per cui da qualche parte questo asfalto bisognerà pur farlo. E ribadisco, ci sono norme precise, i vantaggi potrebbero essere quelli di rivitalizzare un'area come quella di Ghilardini, una frazione che è un po' in declino, se vogliamo, dal punto di vista della popolazione, delle attività, per cui l'insorgere di una nuova attività come questa, che potrebbe dare anche nuova occupazione, potrebbe portare sicuramente benefici a livello anche economico per quella realtà.
Tanti messaggi poi riguardano la REMS. Un telespettatore ci chiede come intende procedere nel caso REMS dopo che sono scaduti i termini per ricorrere al Consiglio di Stato, essendo il blocco della stessa un importante argomento sostenuto in campagna elettorale, e poi come intende aggiornare i cittadini visto che l'Assemblea annunciata alcuni mesi fa non è ancora, vero. Non si è ancora svolta. Questo è vero, sì. Ma non mi rimangio la parola data, nel senso che la faremo, poi il tempo vuole, è arrivato Natale, le festività, per cui mi impegno sicuramente a farla nel giro di qualche settimana. Vogliamo iniziare spiegando che cosa è la REMS, perché la magari REMS, ci seguono sì. cittadini. Allora, REMS è l'acronico di residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, è un po' l'erede, tra virgolette, degli ospedali psichiatrico-giudiziari che non esistono più. E è una struttura quindi che è destinata ad accogliere persone che hanno commesso reati ma in condizioni psicologiche particolari, quindi malati mentali, tra virgolette se mi è consentito il termine, ma autori anche di reati. E noi in campagna elettorale abbiamo contestato fin da subito l'idea di fare la REMS a Fossombrone, ma semplicemente per un fatto di sicurezza, no? Perché Fossombrone è una cittadina tutto sommato medio piccola, abbiamo solo un presidio di carabinieri, non abbiamo polizia, guardia di finanza, esercito, abbiamo già un supercarcere, un carcere chiedo scusa, per sì. cui... A nostro avviso la scelta di Fossombrone non era proprio la migliore che si potesse fare a livello regionale, perché ricordo che di queste REMS se ne vorrebbero una per ogni regione. La scelta di farla a Fossombrone è stata motivata dal fatto che c'era un terreno di proprietà dell'ASUR, nei pressi tra l'altro di quello che è oggi il nostro ospedale di comunità, per cui la scelta è ricaduta su Fossombrone. Detto ciò, quando ci siamo insediati abbiamo fatto le nostre verifiche a livello di procedure, incartamenti eccetera, e a nostro avviso sono uscite alcune situazioni poco chiare che ci hanno portato, dopo una serie di consultazioni chiaramente a livello legale, a seguire una strada che ci ha portato ad emettere un'ordinanza di demolizione, alla quale l'ASUR ovviamente ha fatto ricorso come era prevedibile, il TAR ha emesso una sentenza che di fatto impone delle procedure al comune di Fossombrone, quindi dà ragione sostanzialmente all'ASUR, nel senso che quella ordinanza di demolizione non viene accettata. Quindi noi a questo punto non possiamo che prendere atto di quelle che sono le decisioni del Tribunale, ovviamente poi possono piacere o meno, però non possiamo neppure portare avanti una battaglia con Molino Vento, contro il Molino Vento dobbiamo attenerci a quelle che sono le sentenze del TAR. Ci stiamo ancora lavorando, ripeto, c'è un discorso che sto portando avanti a livello politico, per cui la cosa non è chiusa lì, però a livello pubblico, diciamo così, mi impegno formalmente, ribadisco il fatto che faremo a breve un'assemblea per chiarire meglio la situazione quindi con i cittadini. Non sfuggirà questa situazione, incontrerà appunto i cittadini per spiegare. Siamo noi che abbiamo sollevato il problema, per cui non è che ci tiriamo certo indietro. No, assolutamente, poi aggiornerete immagino sulla data. Assolutamente. Andiamo allora avanti con i messaggi. Barbo Ciodromo Comunale, Fossombrone perché voler sanare l'abuso a tutti i costi visto il danno erariale provocato da tale soluzione? C'erano per caso i due componenti comunali di maggioranza interessati al bar? Ci chiedono. No, non so che domanda sia, nel senso che abbiamo trovato anche lì una situazione che era già iniziata prima che noi ci insediassimo. È un'opera pubblica con soldi pubblici, per cui noi avevamo tutto l'interesse a portarla avanti. Ci sono state una serie di procedure che hanno richiesto parecchio tempo. Adesso il locale è sostanzialmente quasi finito, allo stato grezzo. Noi a breve procederemo con un bando per l'assegnazione, quindi fra poco verrà pubblicato, per cui chi è interessato a gestire il bar. Comunque ripeto, la nostra priorità... Non so a chi faccia riferimento, io dico sempre che piuttosto che fare illazioni è bene fare eventuali denunce, no? Se ci sono situazioni poco chiare, con nomi e cognomi, messa così mi sembra molto pretestuosa la cosa. È un po' generica. Sì. Quando saranno previsti i lavori per la strada di San Gervasio? Questo argomento non ti so dare una risposta, dico la verità, è una di quelle che al momento non ho una data certa. Per quanto riguarda i lavori sempre di asfaltatura per la prossima primavera, è già stata stilata la lista delle strade, anche perché nei giorni scorsi leggevo anche sui quotidiani che c'è un comitato che insomma richiedeva l'asfaltatura di diverse strade, cittadini che logicamente preferirebbero fosse asfaltata quella davanti casa propria. Sì, ci sono alcune strade più bisognose di altre, queste bisogna dirlo. Quello che dico è che ognuno giustamente vede la propria situazione come quella prioritaria, no? Però le situazioni di precarietà erano tante. Noi abbiamo stanziato circa 1.300.000 euro nello scorso bilancio per effettuare questi lavori, grazie anche alla sentenza che ha sbloccato dei fondi di bilancio che prima non potevano essere utilizzati per fare questo tipo di lavori. Una volta sbloccati abbiamo deciso appunto di concentrarci sugli asfalti perché la situazione generale era abbastanza critica, diverse situazioni le abbiamo già sistemate, poi come dicevi tu accontenti Tizio, scontenti Caio perché magari rimane indietro, però ecco cerchiamo di fare il possibile, noi abbiamo dato una serie di priorità. I prossimi che verranno effettuati sono quelli delle strade che conduce da San Piero a Montefelcino, sono circa 150.000 euro di investimenti e questi sono lavori che partiranno in primavera. Poi abbiamo anche alcune strade interne ancora da finire di asfaltare, però ripeto, già diverse cose da quel punto di vista le abbiamo fatte, mi riferisco a Caspessa, mi riferisco ad altre situazioni che abbiamo già concluso. Quindi questo per primavera appena sì, il tempo lo consente. Lo permetterà. Lo permetterà.
Al sindaco, visto che in via Rossini è stato aggiunto un cassonetto della plastica in più, è possibile aggiungere un cassonetto degli sfalci all'isola ecologica già esistente? Richiedono. Penso di sì, magari mi prendo un appunto in modo tale, queste sono cose che dobbiamo concordare con ASET. In via ASET. Rossini, beh esatto sì, in questo caso la competenza è di ASET, quindi la richiesta deve essere inoltrata a loro di conseguenza. Abusi edilizi, perché avere due pesi e due misure con determinati cittadini risulterebbe agli atti, scrivono, un abuso pendente di ordinanza di demolizione che gli uffici tecnici preposti anziché eseguire stanno tentando di sanare, però anche in questo caso se magari ci fate sapere sì, infatti, così dove, faccio fatica. Insomma, che cosa si parla perché è difficile poi dare una risposta. Il movimento è icona dei cittadini prestati alla politica, perché il sindaco licenziandosi dalla banca ha invece compiuto il percorso inverso? Ma questa è una cosa che ho già chiarito in consiglio tempo fa, sono scelte personali che non... Beh certo, non entriamo in merito. È prevista la potatura di piante in Via Italia visto che sono quasi tutte malate? Questo è un discorso... Anche in questo effetti... segue ASET nel vostro comune, no, come succede no, a Fano? No, la gestione del verde no. Okay, questa è in capo al comune e noi stiamo in effetti ragionando su quelli che sono i lavori da portare avanti in quest'ultimo periodo e probabilmente sul discorso verde c'è da fare un discorso importante perché effettivamente la situazione presenta diversi punti di criticità non solo in quella via segnalata ma in altre zone, per cui stiamo pensando di fare un progetto ad ampio respiro sul verde pubblico. Quindi pensate anche voi di magari dare una competenza ad un soggetto esterno come ASET? Non necessariamente, caso, no? No, stiamo ragionando, sicuramente occorrerà incaricare... Sempre con le forze interne, quindi. Sì, oddio, magari lavori anche da affidare esterni, però gestiti in casa, diciamo così, bisognerà contattare probabilmente dei tecnici specializzati, agronomi o cose di questo genere, in modo tale da riuscire a gestire al meglio questa situazione, che ripeto, c'è, ma non solo in quella via, sono diverse le zone da curare. Finalmente ci scrivono a Caspessa, per andare a casa non devo più fare lo slalom tra le buche, è stata asfaltata? Sì, Caspessa è stata asfaltata, i lavori sono finiti prima della scorsa estate, che anche quella era una delle zone messe peggio, per cui siamo intervenuti tra le prime che abbiamo fatto di questi lotti. Ancora, riguardo la zona alta di Fossombrone, la cittadella in 3 anni, quasi 4, nessuna manutenzione. Mi conferma, è così? Può darsi, potrebbe essere una delle vie che non abbiamo ancora preso in considerazione, anche lì cerchiamo di fare un po' alla volta il possibile. Andiamo avanti con i lavori pubblici, per quanto riguarda gli asfalti già insomma abbiamo detto quali saranno le prossime vie e zone interessate, sul rifacimento del tetto e della facciata della quadreria Cesarini, ci può dare aggiornamenti? Sì, la quadreria come sai è uno dei nostri... fiore l'occhiello se vogliamo, no? Questa casa museo che il notaio Cesarini ha lasciato alla città, una struttura che necessita di un intervento di riqualificazione perché il tetto in questo momento è messo piuttosto male, quindi abbiamo stanziato circa 370.000 euro per rifare la facciata, appunto il tetto, e anche qui se tutto fila liscio, ma non credo che da questo punto di vista avremo grosse sorprese, i lavori inizieranno nella prossima primavera, quindi a breve. A breve. Per quanto riguarda la ZTL c'è stata un po' una rivoluzione che è anche in atto. Innanzitutto con quale obiettivo? Ma guarda, noi abbiamo diverse vie al centro che da anni hanno problemi di traffico. Indubbiamente nel corso degli anni il numero delle auto è aumentato, il numero di parcheggi è rimasto invariato. Questo ha portato della congestione in vie particolari, che mi riferisco alle vie che sono poi limitrofe al Corso Garibaldi, per cui abbiamo incontrato anche i residenti per cercare di trovare con loro delle soluzioni condivise e abbiamo fatto di recente una delibera di giunta con la quale abbiamo stabilito alcune zone nuove di ZTL, anche una rivisitazione totale dei permessi perché negli anni ne sono stati rilasciati tanti che sono molto di più rispetto ai parcheggi disponibili e quindi fra poco cominceremo a rifare un po' un censimento e a ritirare tutti i vecchi permessi per rifarne di nuovi, in modo tale che però è chiaro che anche lì saranno delle scelte che potrebbero accontentare qualcuno e scontentarne altri, però ripeto il problema è che le macchine sono molte di più rispetto ai parcheggi, per cui qualcosa andava fatto, da una parte dovevamo iniziare e fra poco inizieremo appunto a sistemare anche questa situazione. C'erano anche degli accessi abusivi? Un po' indisciplinati, ma guarda, diciamo sì, così. Diciamo che ci sono due vie in cui c'è la ZTL dove effettivamente entravano auto perché poi non ci sono telecamere al momento, quindi entrano anche auto che magari in questo momento non hanno titolo per entrarci. Abbiamo adesso col fatto che appunto ci sono nuovi vigili in più, questo ci permetterà di monitorare meglio questa situazione. Beh certo, sicuramente questo è un maggiore controllo anche sul territorio direttamente, giusto? Esatto. Buonasera Sindaco, la Rocca di Fossombrone è versa in stato di abbandono, quando finirete i lavori?
Ma guarda, lì in realtà non sono neanche mai iniziati. Questa è una situazione che sinceramente non l'abbiamo messa tra le nostre priorità, abbiamo preferito concentrarci su altre realtà meno compromesse rispetto a questa. Mi riferisco ai lavori che, appunto, di cui parlavamo prima, Quadrieria Cesarini, San Filippo. Quindi al momento questa non è tra le nostre priorità, sinceramente. Quando invece è la strada tra Ghilardino e Isola di Fano? È quella, se non sbaglio, è una strada provinciale, quindi non rientra tra quelle del comune. Di competenza del comune. Verrà adeguata l'illuminazione pubblica con tecnologia a LED nel quartiere di Borgo Sant'Antonio? Sono solo 98 punti luce, ci predicono. Guarda, più che Borgo Sant'Antonio, qui l'intera città che necessita di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, abbiamo un impianto obsoleto. E stiamo ragionando con alcune società per fare un progetto di finanza, cosa che è accaduta già in altri comuni, perché lì quello che ci occorre è rifare completamente l'illuminazione pubblica. Ci stiamo ragionando, questa è una cosa che chiaramente richiederà tempi abbastanza lunghi. Io mi auguro quantomeno di riuscire ad iniziare questo progetto prima della fine del mandato. È prevista la costruzione di nuovi loculi al cimitero di Isola di Fano, e se sì, quando? Sì, allora abbiamo ultimato verso gli ultimi mesi dello scorso anno i loculi nel capoluogo, che effettivamente erano necessari perché era da anni che non venivano realizzati, e questi sono stati tutti assegnati di recente con un bando di evidenza pubblica. Ci sono in cantiere loculi nuovi nei cimiteri periferici di Calmazza e di Isola di Fano, e i soldi sono stati già stanziati, va fatta la progettazione. Io conto che entro fine anno, mi auguro prima, però sicuramente entro l'anno saranno portati a termine sia quelli di Calmazza che di Isola di Fano. Sono stati fatti anche altri lavori, giusto, di recente nei cimiteri? Dicevo i loculi nel capoluogo di Fossombrone, sì, quelli sono circa 90 loculi che sono stati realizzati pochi mesi fa. Andiamo avanti con la riqualificazione dei giardini pubblici in Viale Cairoli, ma anche quelli del marciapiede di Viale Martiri della Resistenza, lato caserma dei Carabinieri. Sì, esatto. Guarda, questi sono due progetti a mio avviso importanti che riguardano la parte centrale, se vogliamo, della città, e anche perché portano avanti un po' un'idea che era partita già dalla precedente amministrazione, che aveva riqualificato piazzale Papa Giovanni XXIII. Noi abbiamo riqualificato via Don Bosco lo scorso anno, per intenderci la via dove c'è l'istituto commerciale Donati. Proseguendo in quella direzione verso Fossombrone abbiamo il lato di marciapiede di Viale Martiri Resistenza, che è molto ammalorato, e poi troviamo i giardini di Viale Cairoli. Sono due opere già finanziate anche queste. Per quel che riguarda i giardini pubblici di Viale Cairoli, c'era un vecchio progetto già che era in giacenza, e qui abbiamo stanziato, se non sbaglio, circa 250.000 euro, e sono circa 300 per quel che riguarda Viale Martiri Resistenza. Sono due lavori che contiamo di fare anche questi entro l'anno. Ok, dunque, ultime domande perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Ci dicono, ho visitato la scorsa estate in canoa le marmitte dei giganti, bellissime, grazie sindaco per aver creato un parcheggio attiguo con il cartello turistico. Beh, quello è uno spettacolo della natura, vediamo questa fotografia. Indubbiamente una delle nostre bellezze naturali più importanti e più significative. Tra l'altro quest'anno c'è stato un vero boom di turisti anche in quella zona. E su quella, probabilmente anche lì, se riusciamo, dovremmo portare avanti un discorso per renderle maggiormente fruibili, non solo per chi fa canoa, ma anche per chi le va a visitare a piedi. Oggi praticamente le visite le guardano dall'alto, no? Dal ponte, nei pressi del quale abbiamo fatto questo parcheggio, no? Di cui si parlava nel messaggio, però anche lì ci sarebbe ancora tanto da fare. Però già oggi attirano un sacco di gente. Ci continuano a scrivere anche delle strade, ad esempio Via della Conserva, Via Roma, quindi queste ormai slittano tutte a ottobre. Allora, Via della Conserva è una via. No, Via della Conserva è un discorso un po' particolare perché è legato a dei lavori relativi alla lottizzazione lì adiacente per un'eventuale punto vendita Conad con annessi e connessi, per cui quella probabilmente ancora dovrà aspettare un attimo, perché appunto stiamo aspettando l'evoluzione di questa vicenda. Per quel che riguarda Via Roma, anche quella effettivamente è una via che necessita di lavori, e noi al momento abbiamo, diciamo così, stiamo portando avanti il progetto, abbiamo stanziato intanto i soldi per quel che riguarda il progetto, anche qui dovremo riuscire a fare quantomeno il progetto entro l'anno, poi i lavori probabilmente slitteranno l'anno successivo. Siamo dei ragazzi di Fossombrone che vanno in skateboard tutti i giorni, ma non avendo una struttura adeguata veniamo cacciati da qualsiasi posto. Sarebbe possibile avere uno skate park? Ci sono dei fondi europei appositi per questo tipo di strutture? Guarda, questo ci potreste lavorare, sindaco? Ci si può ragionare, insomma, non è una cosa che al momento abbiamo valutato, però vista che è arrivata questa segnalazione, perché no, insomma, comunque magari intanto individuare un'area idonea. Certo, idonea. Benissimo, io intanto vi ringrazio perché ci state mandando tantissimi messaggi. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ritorniamo in diretta con il sindaco, fra poco.
pochissimi istanti di pubblicità, ma siamo tornati in diretta con il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci. Sindaco, andiamo avanti con i messaggi perché sono davvero tanti. L'ultimo che è arrivato pochissimi secondi fa. Come pensate di riqualificare il parcheggio della Buca, località Portafano? Sì, allora guarda, quella è una realtà importante che negli anni 80-70 era teatro anche di eventi sportivi, ricordo un torneo di calcio molto seguito, giochi strarioni, una sorta di giochi senza frontiere tra quartieri. E lì abbiamo fatto uno studio di fattibilità, è un progetto che abbiamo non ancora finanziato da portare avanti, però l'idea è quella di riqualificarla, anche perché abbiamo un muro da mettere in sicurezza, abbiamo l'idea di fare delle gradinate naturali o artificiali in questa che oggi è una scarpata inutilizzata, per cui ci stiamo ragionando per rendere quel posto teatro anche di eventi che possono essere anche, non so, cinema all'aperto, un teatro, non solo eventi, anche eventi sportivi. Oggi viene utilizzata sostanzialmente come parcheggio ed è il teatro anche del trionfo del carnevale, la gara tra cavalli durante il carnevale storico, però per il resto non viene utilizzata, quindi l'idea c'è. È una cosa sulla quale stiamo ragionando, al momento abbiamo affidato ad uno studio di ingegneri e architetti un progetto di massima, diciamo così, però ancora siamo un pochino indietro, sinceramente. Una sorta di studio di fattibilità per verificare, sì, insomma, progetto. La spesa complessiva è un progetto che è abbastanza ambizioso, costa, diciamo, partiamo dai 5 ai 6-700 mila euro, però l'idea comunque anche quella di portarlo avanti. Quindi si potrebbero intercettare anche dei fondi? Ci si può provare, non è facile, però insomma anche su quello si sta cercando, no, di arrivare. Servizi sociali, il movimento fa della solidarietà un cavallo di battaglia, ma perché diminuire ogni anno i fondi in tale settore? Ah, guarda, questo non credo che sia vero, nel senso che le problematiche sono tante e anzi sono in continuo aumento, ci sono sempre più casi frequenti di persone che hanno oggettive difficoltà, per cui stiamo cercando di dare una mano un po' a tutti, anche stamattina per esempio personalmente ne ho seguito uno, però vi assicuro che ci stiamo cercando di fare il possibile tenendo conto che ahimè da quel punto di vista c'è un forte aumento delle situazioni di criticità. Parlo di ragazze affidate a comunità, parlo di ragazze e madri separate che non hanno più sostegno da parte della famiglia o dell'ex marito o compagno che sia, per cui le problematiche sono tante e stiamo cercando, ripeto, di dare una mano un po' a tutti nei limiti di quelle che sono le nostre possibilità. Invece sulla sostituzione di due centrali termiche nei pressi del capoluogo? Sì, questa è un'altra cosa a cui teniamo molto, abbiamo anche qui degli impianti nelle scuole che sono di vecchia generazione, per cui il progetto è quello di sostituire le vecchie caldaie a gasolio, con nuovi impianti a metano. Anche questi sono soldi che abbiamo già stanziato, parliamo della centrale termica nella scuola primaria e nella scuola materna per circa 200.000 euro complessivi, questi sono lavori che dovrebbero essere eseguiti durante l'estate quando le scuole saranno chiuse. Questo permetterà di avere sia un efficientamento dal punto di vista energetico ma anche ambientale. Ci dicono auto a tutta velocità in via Pergamino, ci sono successi diversi incidenti, quindi se è possibile fare qualcosa. Guarda, non è l'unica via in cui le macchine sfrecciano a velocità maggiore di quella consentita, noi abbiamo anche valutato la possibilità di dissuasori, ma quella è una strada provinciale e oggi sono un po' tutti resti nel mettere dossi artificiali lungo le arterie principali perché potrebbero creare problemi a mezzi di soccorso piuttosto che alle motociclette eccetera, però ecco, io punto sul fatto, come dicevo prima, che oggi avere raddoppiato praticamente l'organico dei vigili urbani ci consentirà di effettuare dei sistemi di autovelox, di controllo anche su quelle vie, però lì effettivamente mi appello più che altro al buon senso, insomma, perché comunque presidiare tutto e tutti è impossibile, un po' come le telecamere, quindi logicamente si cerca di fare quello che si può, ma occorre la collaborazione, il buon senso e l'educazione dei cittadini. A signor Sindaco, riguardo sempre le strade, mi domando come mai non prende in considerazione la strada di Santa Maria della Valle, siamo sempre gli ultimi, e chiedono anche se fosse possibile almeno rattoppare un po' di buco. Beh, diciamo che, come dicevo prima, abbiamo cercato di stanziare più soldi possibili per affrontare quelle situazioni di maggior criticità, poi andando avanti cercheremo di porre rimedio anche alle altre, un po' alla volta cerchiamo di arrivare dappertutto, tenendo conto che diverse strade le abbiamo sistemate, diversi ponti, anche questi erano molti, molto diversi in stato precario, 3-4 le abbiamo sistemati, per cui un po' alla volta cerchiamo di farli. Ovviamente non abbiamo la bacchetta magica, ci serve tempo per arrivare dappertutto. Per quanto riguarda il cinema di Fossombrone, le chiedono, c'è qualche possibilità che venga sistemato? Guarda, quello è una cosa che riguarda i privati, chiaramente, non è una cosa che riguarda l'amministrazione. Noi diciamo come comune siamo ovviamente alla ricerca, possibilmente, anche perché a Fossombrone non abbiamo un'alternativa, non abbiamo un teatro, ahimè, non abbiamo un cinema, per cui se ci fosse la possibilità di ripristinarlo noi saremmo i primi ad esserne contenti, proprio nell'interesse non tanto nostro ma quanto della città ovviamente. E diciamo che noi ci stiamo dando da fare, ecco, rimango molto sul vago per cercare di tessere un po' le fila di questa situazione, però anche qui cose certe al momento non ne posso dire. Quando saranno tolte le transenne davanti alla scuola elementare e
Poi sistemati i cornicioni esterni. Quella è una cosa che va avanti ormai da diversi anni, è vero, sono state messe per precauzione, anche se poi in realtà per fortuna hanno retto bene anche gli eventi sismici purtroppo del 2016. E lì sulle scuole noi abbiamo fatto delle analisi di vulnerabilità sismica, per cui non siamo intervenuti semplicemente sui cornicioni proprio perché aspettavamo di vedere gli esiti di queste analisi. Sulla quale poi abbiamo chiesto, no, non sono in grado di darti un tempo preciso, e tenendo conto però che anche qui ci sono dei progetti ambiziosi sui quali anche ci sono compartecipazioni statali, sulle quali che però richiedono delle procedure particolari, per cui anche qui non mi sbilancio, però potrebbe esserci novità interessanti da quel punto di vista. Fra quando inizieranno i lavori per il nuovo Conad, ne è al corrente? Questa anche qui è una cosa che riguarda privata, o meglio il comune chiaramente qui entra in ballo come proprietario dell'area e non so, lì c'è stato una sorta di cambio di programma, nel senso che il primo progetto era stato già praticamente avviato, quasi i lavori dovevano essere imminenti, poi la soprintendenza è intervenuta, per cui adesso hanno rifatto un nuovo progetto. Dovremmo fare un nuovo protocollo d'intesa, per cui forse i tempi ancora non sono proprio brevissimi. Le chiedono come mai non ci sono dei bagni pubblici? Questi sono in diverse ad avercele segnalato questa situazione. Gli unici che abbiamo oggi sono nei pressi della buca di cui parlavi prima, che vengono aperti solo in occasioni particolari, il giorno del mercato. Ma guarda, è una cosa sulla quale bisognerà forse fare qualcosa, però il problema poi è chi li custodisce, chi li tiene puliti, chi bisognerebbe darli in gestione, magari darli in gestione, qualche privato probabilmente, forse. Qualche privato, anche perché purtroppo oggi, ahimè, spesso sono oggetto, no, di atti vandalici, per cui non è semplice poi gestirli, però effettivamente è una richiesta questa che in diversi ci hanno fatto. Come mai la clinica privata non si fa a Fossombrone, chiedono? Beh, voi siete sempre stati a favore della sanità pubblica. Io per principio sono contrario, però nessuno ce l'ha mai chiesto sostanzialmente. Quindi. Ah beh, quindi non è un... una grossa richiesta come magari un dibattito, diciamo, che non succede c'è stata, qua fa. Ecco, ribadisco il discorso di prima, noi siamo per la sanità pubblica, però ecco, non c'è stata da parte di nessuno la richiesta di attivare quella clinica da noi. Sono previsti lavori di ristrutturazione e ripristino dei lavatoi nel belvedere di via Pergamino? Guarda, qualcosa anche lì forse andrebbe fatto, però in questo momento non so darti un'informazione precisa su quelle che sono le date. Il sindaco si è adoperato per fare pressione sulla provincia per il rifacimento del fondo stradale e la posizione di barriere alte ed adeguate al percorso per ridare funzionalità, come nel passato alla provinciale direzione Pergola, che era basilare per far ripartire le iscrizioni all'istituto scolastico Donati e per facilitare l'accesso alle strutture sanitarie di Urbino e agli esercizi commerciali di Fossombrone da parte dei pergolesi? Ma guarda, quella effettivamente è una strada che presenta molte criticità. E noi avevamo in passato con la precedente amministrazione di Pergola ragionato anche su richieste da fare congiuntamente. Ad oggi francamente non ho portato all'ordine del giorno in provincia questa situazione, però la provincia ne è ben consapevole. Comunque siamo in contatto e anche qui le criticità purtroppo sono tante, non solo in quella zona. Però è vero, perché comunque Pergola e Fossombrone avevano questo scambio culturale, diciamo così, di studenti che oggi soffrono per questa cosa, per cui sarebbe importante riuscire a ridare un'adeguata viabilità a quel percorso. Tanti altri messaggi sulla biblioteca Passionei, le dicono che insomma è un po' il fulcro, no? È importantissima, poi c'è una situazione un po' incerta da ben 10 anni, da tanto se non tempo, ricordo sì. Male, le dicono anche è possibile che i nostri libri rimangano fuori da Fossombrone e dobbiamo pure pagare l'affitto a terzi. Sì, questo è tanto tempo che, come dicevi tu, c'è questa situazione, noi già qualcosa abbiamo fatto, abbiamo recuperato delle aule, alcuni libri sono ritornati nella loro sede mentre erano prima in altre sedi, tra l'altro non adeguate, parliamo della vecchia casa di riposo piuttosto che i magazzini della quadreria, anche lì ci stiamo interessando, però insomma anche qui c'era un vecchio progetto molto ambizioso che è stato poi lasciato nel dimenticatoio della precedente amministrazione, poi ecco, quindi ancora lì non siamo ancora intervenuti in maniera significativa, però anche questa è una cosa da portare avanti. Mi chiedono di chiederle informazioni sulla strada Torricella-Tarugo, visto che la maggior parte dei viaggianti sono di Fossombrone, se si potrebbe fare un buon lavoro una volta per tutte. La segniamo sì, strada Torricella da verificare. Nel viale della scuola elementare capoluogo gli alberi avrebbero bisogno di essere potati. Avete in programma qualche intervento? Quello che ti dicevo prima, magari sì, un progetto che riguarda tutto il verde cittadino.
Vorrei chiedere al sindaco se quest'anno ci sarà il trionfo del Carnevale a maggio e se concederà anche gli spazi pubblici come gli anni scorsi. Ma direi proprio di sì, questo è un evento che organizza la Proloco Forum Sempronio ormai da diversi anni, non ne abbiamo ancora parlato, ma direi proprio che si andrà a fare come gli anni precedenti. Tra l'altro è un evento che cresce di anno in anno, bellissimo. Sì, forse è quello principale, se vogliamo, a livello di presenza di pubblico, sia per appunto il numero di visitatori, ma anche delle persone coinvolte. No? Sono centinaia e centinaia di cittadini di Fossombrone che a vario titolo si impegnano per questo evento, per cui... E sicuramente, ecco, non vedo motivo per cui non dovrebbero farlo anche quest'anno. Chiedono di poter mettere dei cestini per l'immondizia in piazza Petrucci, anche in questo caso. Anche qui ci sono diverse situazioni in cui andrebbero potenziate effettivamente, per cui questo non dovrebbe essere un grosso problema. Adesso faremo una sorta di censimento per vedere dove servono, però non credo che sia un problema potenziare il numero di cestini pubblici in giro per la città. Per gli scavi archeologici ci sono dei progetti? Sì, quello di già diversi, la regione anche finalmente, diciamo così, ha preso coscienza di quello che può essere il potenziale di quest'area, hanno già stanziato dei soldi, noi come comune lo stesso stiamo facendo, a breve faremo dei lavori per rendere quell'area sempre più fruibile. Lì ci sono progetti anche ambiziosi che coinvolgono non solo gli enti pubblici ma anche i privati, per cui mi auguro che quella in futuro possa crescere ancora come realtà visitabile, fruibile, perché è veramente una potenzialità enorme. Considera che sono 25 ettari solo parzialmente esplorati, per cui c'è un mondo da scoprire letteralmente. Per la prossima primavera sono riconfermate le visite dei siti grazie alle giornate FAI? Direi di sì. Quindi anche questa è una bella iniziativa, fanno anche i complimenti perché insomma le hanno trovate bellissime. A marzo si farà la festa del tartufo bianchetto? Sì, curiosi sugli eventi. Sugli eventi, giustamente, il tartufo bianchetto sì, lo rifaremo, e saranno 3 weekend come l'anno scorso, in precedenza erano 2, saranno il 7 e l'8, il 15 e il 16 e il 21 e 22 di marzo. Quindi già confermate le sì, date. Sì. C'è un piano stabilito per la riqualifica del parco Carloni e l'aggiunta di un chiosco bar nella pista antistante al Palasport? Questa era una cosa sulla quale abbiamo iniziato a lavorare, poi ci sono stati degli intoppi dal punto di vista anche della zona seicentesca in cui si trova, però questa idea la stiamo portando avanti, ci interessa particolarmente perché comunque potrebbe essere veramente il modo per valorizzare e tenere sotto controllo un parco che è sicuramente uno dei nostri, anche questo è uno dei nostri gioielli. Anche lì però c'è una situazione di verde che va gestita perché ci sono diverse piante di una certa età, alcune pendono pericolosamente, per cui dovremo intervenire anche su quello. Ancora domande sui bagni pubblici e poi ambulanti itineranti, lunedì e sabato al bocciodromo tutto il giorno e nessuno dice niente, come mai? In che senso? Non ho capito. Scusa. Gli ambulanti itineranti, sì, il lunedì e il sabato al bocciodromo tutto il giorno e nessuno dice niente, ci ma sono degli orari stabiliti, ma io credo che abbiano che il permesso, stati. Immagino. Ok. Quindi... L'ufficio tributi, visto che eravate per mantenere i servizi negli uffici comunali, è stata una buona mossa con il senno di poi la rimozione della responsabile e la soppressione dell'ufficio, le chiedono? Ma guarda, quella l'ufficio è stata tributi. Una scelta che abbiamo fatto perché a nostro avviso era necessario avere un unico settore che avesse il polso della situazione, sia come entrate che come uscite. È chiaro che come tutti i cambiamenti necessita di un po' di tempo per entrare a regime, per cui... È una scelta amministrativa che abbiamo fatto, sicuramente nell'immediato qualche rallentamento può averlo provocato, però è un discorso di più ampio respiro, di medio e lungo termine. Il sindaco dovrebbe spiegare perché nell'anno 2019 la provincia ha pulito male la strada lungo la Mondaviese, però nel paese di Ghilardino ancora le erbacce la fanno da padrone, corrovi e quant'altro, però penso che se sia una questione della questo provincia. Sì, magari potremmo eventualmente interfacciarci con loro per capire cosa sia successo e magari invitarli a svolgere il lavoro al meglio, però ecco, sono strade di competenza provinciale. Pulizia del centro storico, sindaco, loggiato, vicoli, escrementi di piccioni. Quello è un problema. Allora guarda, noi intanto per quel che riguarda il decoro abbiamo ristanziato alcuni fondi per affidare questo servizio che era già stato fatto l'anno scorso, se non erro, per Collauser, i volontari, per la pulizia delle erbacce, spiccia se vogliamo, quindi è una cosa che stiamo riproponendo. Per quel che riguarda i piccioni, anche questi fra poco ripartiremo con le catture, perché è un problema che un po' tutte le città hanno, non solo Fossombrone. E stiamo ragionando su come rimuovere il guano, tra virgolette, che sì. Si è formato in alcune situazioni, che tra l'altro diventa, oltre che brutto, potrebbe anche non essere il massimo dal punto di vista igienico-sanitario e diventa anche pericoloso in caso di pioggia, per cui ci stiamo proprio lavorando in questi giorni, abbiamo chiesto già un preventivo all'ASET, stiamo valutando se farlo internamente o tramite loro, però effettivamente è una problematica di cui siamo ben consapevoli. Abbiamo una telefonata per lei, sindaco, sentiamo subito chi c'è in linea, buonasera. Buonasera. Il sindaco è qua che l'ascolta. Posso parlare adesso? Assolutamente sì. Sono Rosanna Cesaroni.
di Fossombrone, ci conosciamo pure, sindaco. Ti ricordi di me? Come no? Allora, io abito ad angolo via Manzoni, via Rossini. In via Rossini, quindi a fianco il mio edificio dove abito io, condominio, ci sono tre cassonetti, plastica, vetro e metalli. Sono lì da più di 10 anni, in quella stessa posizione, mai spostati, mai smossi. Per cui la pulizia della cunetta dalla parte della nostra casa non viene mai fatta, perché non ci può passare il macchinario. Inoltre, sotto, io abitando proprio lì sopra, vedo costantemente arrivare quelli dell'asset che rovesciano i cassonetti. Sotto i cassonetti c'è di tutto e nessuno mai si è preoccupato, nonostante le mie telefonate all'asset anche, di venire a pulire sotto. Quando uno di loro rovescia il cassonetto e deve restare in macchina per manovrare la gru, ci vorrebbe un altro che pulisse sotto. Rimane sporco, sono più di 10 anni che è così, signor sindaco, è bello. Quindi lei dice che insomma ha già fatto queste segnalazioni ad ASET, ma nessuno ha risolto. Via l'Italia, via l'Europa, li conosco queste persone, si fermano lì davanti con la macchina e ci riempiono i cassonetti, soprattutto quello della plastica, che il mio quartiere è abbastanza frequentato e abbastanza affollato, per cui... E ce la riempono molto spesso. Grazie per questa segnalazione, sindaco. Ma guarda, per quel che riguarda il conferimento dei cittadini, chiaramente libero, no? Per cui uno può anche scegliere dove andrebbero riservati i residenti, però non è che possiamo sanzionare chi porta i rifiuti magari in un altro quartiere se li conferisce nell'apposito contenitore. Sulla pulizia effettivamente qualche problemino c'è, non solo in quella zona, l'abbiamo già segnalata ad ASET, vedremo di sollecitare una maggior pulizia dell'area circostante ai cassonetti. Quello perfetto. Sì. Riguardo le scuole, com'è la situazione relativa alla sicurezza degli edifici scolastici? Guarda, non siamo messi malissimo, per fortuna non abbiamo realtà come è successo di recente a Fano Urbino, per cui, come dico, abbiamo commissionato questi esami di vulnerabilità sismica che andavano fatti già da diversi anni. Noi li abbiamo fatti, e alcuni interventi servono, ti dicevo c'è un discorso in piedi col Ministero per eventuali copartecipazioni, per cui anche quella è una cosa che era stata tra le nostre priorità e la stiamo portando avanti. Il complesso dell'Annunziata sta cadendo a pezzi e rischia seriamente di fare la fine del Teatro Petrucci. So che la Chiesa e del FEC ci dicono, ma il Comune dovrebbe fare un po' più di pressione per ottenere fondi per il restauro. Guarda, anche quella, le cose sono tante effettivamente, no? Per cui le realtà artistiche e culturali che meritano attenzione sono diverse. Noi ci siamo concentrati su alcune. Su questa potrebbero esserci novità, nel senso che abbiamo avuto una richiesta da parte dei frati di poter avere in gestione quella realtà e ci stiamo lavorando, per cui non è detta che non si possa concedere loro in modo tale che poi se ne occupino a 360 gradi. Alcuni complimenti. Complimenti per come gestite e per l'impegno che mette l'amministrazione per organizzare manifestazioni che portano turisti. E fra l'altro si è parlato di turismo anche pochi giorni fa, perché i dati sono positivi. Sono positivi per fortuna, nel senso che noi sai che stiamo portando avanti ormai per il terzo anno questo progetto condiviso con Confcommercio, che intanto ci gestisce oltre il punto IAT anche le strutture museali. Vorrei chiarire una volta per tutte che le nostre strutture non sono sempre chiuse, in realtà sono sempre aperte, ma a chiamata, perché è impensabile. Noi abbiamo 4-5 realtà importanti, mi riferisco al museo, Pinacoteca, Quadreria, Chiesa di San Filippo, è impensabile tenere 2 persone tutto il giorno lì, però basta chiamare il punto IAT, nel giro di pochissimi minuti arriva l'operatore per la visita, tutte visite guidate, con personale specializzato formato da Confcommercio. Le presenze, come dico, sono incoraggianti, io sono dell'idea che una visibilità come quella che ci garantisce questo progetto non l'abbiamo mai avuta, perché comunque abbiamo partecipato a fiere internazionali, siamo apparsi sui quotidiani locali ma anche nazionali, e sul web, per cui questa pubblicità ha un certo ritorno. Noi qui abbiamo avuto un numero di presenze di visitatori, intendo persone che si sono registrate al punto IAT, che è cresciuto quasi del 30% tra il 2019 e il 2018, persone che magari non necessariamente sono entrate nei musei ma magari hanno chiesto informazioni sulle marmitte dei giganti piuttosto che su altre realtà, sugli scavi, però come dico c'è un forte... Sono interessate e sono transitate per Fossombrone. E gli stessi eventi natalizi, non so se poi ne parliamo, comunque hanno avuto sicuramente un importante afflusso di pubblico, per cui
ecco, gente che gira ce n'è abbastanza, dai, diciamo così. Sono tornata ai musei di Fossombrone e devo dire che li ho trovati curatissimi e ottima anche l'accoglienza, quindi vi fanno i complimenti. Beh, anche grazie. Per questo. Prima abbiamo parlato dell'assunzione dei vigili urbani e le chiedono, non è che adesso comincerete a fare molto in continuazione? No, allora, io, beh, è chiaro che i vigili fanno il loro lavoro, per cui certo. Chi parcheggia in divieto di sosta e prende la multa non può certo lamentarsi, forse è perché fino a ieri... È una violazione del codice È una strada, violazione, quindi. Il fatto che non sia stato sanzionato fino a ieri perché evidentemente non c'era il tempo neanche di verificarle, per cui io dico sempre, se uno parcheggia dove deve le multe non arrivano. È chiaro che essendo aumentato il numero di vigili c'è un maggior controllo, ma ecco, come dico, voglio anche qui... sgombrare il campo dal fatto che siano stati assunti per fare le multe, sono stati assunti per fare quel discorso di prima di monitoraggio, di sicurezza del territorio, eccetera. Poi è chiaro che tra quelli c'è anche il divieto di sosta piuttosto che altre infrazioni relative al codice della strada, però come dico, basta non infrangerle e la multa non arriva. Sindaco, ho visto l'impalcatura alla Corte Bassa, non potevo crederci, siete riusciti a far partire i lavori. Allora, quella è una cosa importante secondo me, perché questo è un palazzo storico di Fossombrone, una residenza che nel 500 era tra le preferite del Cardinale della Rovere, una struttura che noi abbiamo trovato in forte degrado, non solo a livello estetico, diciamo così, di struttura, ma anche all'interno, nel senso che era pieno di un sacco di roba che avevamo portato via. Lì c'è un problema perché quella struttura non è solamente comunale, il comune ha il 25% della proprietà, ma gli altri ci sono ben 12 proprietari che andavano messi d'accordo, per cui dopo il terremoto del 96 c'erano anche dei fondi regionali che però poi sono andati persi in qualche maniera perché nessuno ha portato avanti il progetto. Adesso siamo riusciti a trovare un po' il bandolo della matassa, i lavori sono partiti, attualmente i fondi sono privati, nel senso che il comune mette la sua parte come gli altri condomini, adesso stanno rifacendo il tetto per mettere intanto in sicurezza, perché ovviamente... E il rischio è che continuando a piovere ad infiltrazioni d'acqua avrebbero potuto compromettere seriamente la struttura, quindi già il rifacimento ci consente di guardare con maggiore ottimismo a questa struttura che un domani potrebbe, diciamo, riservare grosse sorprese per la nostra città, perché è un'opera, ripeto, importante, un palazzo storico. Ci chiedono se ci sono novità per il completamento delle mura castellane di Isola di Fano. Anche questa è una cosa sulla quale mi è stata già segnalata, dobbiamo metterla in cantiere, diciamo così. Gentile Sindaco, in località Piazza Ghilardino è prevista la potatura degli ipocastani? E qui discorso è di prima. Che dicevamo questo, prima. Questo verde è una priorità, sì. E poi l'asfalto nel tratto Bella Guardia-San Gervasio? Quello, il Bella Guardia-Sant'Anna, più che Bella Guardia-San Gervasio, è stato già finanziato, anche quelli sono lavori che in primavera dovrebbero partire. Si potrebbe aprire la biblioteca non solo ad alcune ore del giorno, così da dare spazio agli studenti per studiare, quindi insomma per dare modo a questi giovani di poter. Quello è un po' il discorso che facevamo prima, sicuramente sulla biblioteca c'è tanto da lavorare. Oggi anche secondo me le biblioteche sono anche un po' cambiate, no? spesso sono anche multimediali, nel senso che un po' il vecchio concetto di biblioteca a mio avviso è anche superato, per cui bisogna ragionare su un progetto diverso, anche valutare eventuali locali diversi da quelli che sono attualmente, però anche questa è una cosa sulla quale stiamo lavorando. L'ex casa di riposo in Piazza Dante? Quella è un po' una cattedrale nel deserto, rimasta inutilizzata, è uno spazio enorme perché sono veramente centinaia e centinaia di metri quadri che potrebbero essere forse utilizzati. Dobbiamo però capire bene quella che è la situazione da un punto di vista anche statico, sismico, perché sono strutture molto vecchie, e fare una valutazione se è conveniente, quanto costa, se conviene appunto fare interventi per poter, ad esempio la stessa biblioteca potrebbe essere anche quella una sede eventualmente da prendere in considerazione, ma come dico sono locali molto grossi e molto vecchi da valutare in maniera approfondita. Andiamo avanti con altri messaggi, questo glielo letto poco fa. Salve Sindaco, è possibile avere informazioni riguardo ad un piano regolatore per la pubblicità? Un piano regolatore per la pubblicità, non so se dovesse essere qualche interesse personale, forse in questo caso è bene che si rivolga magari agli uffici competenti. Però il termine proprio non riesco a capire a cosa si riferisca, piano regolatore per la pubblicità. Spero che nelle prossime giornate di primavera del FA il Comune di Fossombrone apra la chiesa del Rosario in via Passionei, che io a 50 anni di età ancora non ho mai visto aperta. Beh, questa potrebbe essere un'idea, ne parlerò con l'assessorato, non conosco questa realtà sinceramente, comunque ne parlo con chi di competenza. Quindi la chiesa del Rosario. Per quanto di competenza, qual è la posizione dell'amministrazione comunale sulla riapertura della ferrovia Fanurbino, Sindaco? Allora, quel discorso è un po' complesso. Io a livello personale posso essere anche favorevole dal punto di vista, diciamo così, della ferrovia. Devo però prendere atto di quelle che sono poi le volontà non solo regionali ma anche dei comuni limitrofi. Non so se sai che c'è questo progetto di una ciclabile che parta da Fano e arrivi a Urbino. Sì. Sono stati stanziati i fondi necessari. Di fianco, no? Sì, non di fianco, sopra, non di sopra, fianco. Per arrivare quantomeno finora fino a Serrungarina, grosso modo, comune di Colle, sì. Al Metauro, e poi dovrebbe esserci un ulteriore stanziamento per arrivare a completare il tratto.
Chiaramente questo è un progetto dal quale non possiamo rimanere fuori, no? Nel senso che comunque sarebbe un controsenso interrompere questa ciclabile nel comune di Fossombrone. Io per quel che riguarda la ferrovia, ripeto, a livello personale il discorso mi interessa anche, credo che ad oggi sia difficile ipotizzare un ripristino del trasporto su ferrovia per quel che riguarda la gente, il trasporto di persone o di merci. L'idea poteva essere quella di un treno turistico intanto per rivalorizzare quell'area, noi tra l'altro su questo abbiamo fatto anche una mozione in consiglio un po' di tempo fa, però ribadisco, dobbiamo tener conto di tutte le situazioni, in questo momento il discorso ciclismo tira parecchio, le ciclabili sono un po' il boom, no, del momento, quello che sta accadendo un po' non solo in Italia ma anche in Europa, per cui questo progetto a mio avviso va comunque portato avanti. Le chiedono se sono previsti dei lavori di pulizia dei tombini in via Rossini. No, non è una cosa di quella che abbiamo messo in agenda, però magari posso segnarlo. Qui, anche qui, tombini è una situazione che riguarda non solo quella via, ma un po' tutta la città. Parcheggio Cocci, com'è possibile che è chiuso per inizio dei lavori, ma iniziati da 20 mesi e in completo abbandono? Guarda, quella è una questione tra privati, per cui lì il comune non ha voce in capitolo. Perché non si mette in sicurezza la rocca di Fossombrone, anche perché entra la gente con il rischio di infortunio? Quello che ti dicevo prima è una situazione, sicuramente è una realtà che meriterebbe attenzione, ma meriterebbe probabilmente anche investimenti molto importanti, e siccome è uno stato molto insomma, di un forte ammaloramento, nel momento abbiamo preferito concentrarci su altre realtà meno compromesse. Allora, tari agli agricoltori, perché il comune di Fossombrone è l'unico comune che ha soppresso tale tassa, tale categoria, andando poi a soppesare sulla restante cittadinanza? Ma guarda, lì in realtà il discorso è il contrario, nel senso che quando noi siamo arrivati, il comune di Fossombrone era uno dei pochi comuni che applicava quella tassa, particolarmente invisa agli imprenditori agricoli, perché ripeto, eravamo uno dei pochi comuni che tassava i capanni sostanzialmente, detto volgarmente, per il ricovero attrezzi. Noi abbiamo tolto quella tassa, è chiaro che la Tari, come sai bene, un po' per il principio dei vasi comunicanti, quello che toglie ad uno poi va spalmato sugli altri, per cui però è una scelta che abbiamo fatto per un discorso di equità, a nostro avviso, che andava comunque portato avanti. Sindaco, ultimo messaggio, il parcheggio in via 26 agosto è completamente buio, visto che i lampioni sono rivolti verso la strada, che comunque rimane buia e pericolosa, in quanto le piante coprono quasi tutta la luce. Ci scrivono e ricordano anche che l'isola ecologica è situata sul marciapiede in curva, facendo rischiare poi le persone che vanno a gettare rifiuti. Quindi tutto questo in via 26 agosto. Prendiamo nota, verifichiamo sul campo la situazione. Siamo purtroppo quasi in chiusura, vorrei intanto fare con lei un bilancio di questo turismo, abbiamo già accennato dei numeri importanti, ma anche durante il periodo natalizio si sono svolte tante iniziative che hanno dato lustro alla città, in particolare al centro storico, grazie anche al lavoro di tante persone, commercianti. Sì, assolutamente. Guarda, qui devo di nuovo ringraziare pubblicamente le associazioni che insieme all'amministrazione hanno portato avanti questo progetto, ormai dall'anno scorso è stato rinnovato anche quest'anno un protocollo d'intesa, vero? Proprio tra amministrazione comunale, la Proloco Forum Semproni e l'associazione dei commercianti e quella dei ristoratori, proprio per portare avanti questi eventi natalizi. E un allestimento importante che ha visto grosso modo lo stesso canovaccio, diciamo, dell'anno scorso, arricchito da ulteriori dettagli, no? Quest'anno due boschi artificiali anziché uno, altre situazioni di novità. L'idea con loro è quella di portare avanti questo progetto ancora per un po', nel senso che l'investimento è stato importante, per cui non è una cosa... Triennale? E guarda, viene rinnovato di anno in anno. Quindi l'abbiamo fatto per la prima volta lo scorso anno e rinnovato quest'anno. E l'idea è quella di mantenere grosso modo lo scheletro per poi ogni anno aggiungere qualcosa, che potrebbero essere o nuovi allestimenti o anche eventi. Però vedo gente, insomma, ce n'è stata, sono venute persone anche da lontano, da fuori, per cui... C'eravamo anche noi per realizzare uno speciale televisivo, sì. Devo dire che facevamo proprio difficoltà a passare a tra passare. La gente. No, la gente ce n'è stata. Però anche tanto. L'atmosfera davvero magica. No, molto suggestivo, molto bello, con queste lanterne, con l'albero e tutto il loggiato, questo doppio loggiato che non tutti i comuni hanno, no? Che ci consente di permettere alla gente di fare shopping anche in condizioni di maltempo, questo centro commerciale all'aperto che abbiamo, e devo dire che abbiamo trovato una grossa motivazione da parte, no, degli operatori, ribadisco, commercianti, ristoratori, tutti coinvolti in questa iniziativa, poi ci sono state iniziative no gastronomiche, abbiamo riaperto l'atrio del cinema, speriamo che sia l'antipasto di quello che un domani potrebbe succedere, ci auguriamo, però insomma c'è stato molto entusiasmo da parte degli operatori, la cosa ci fa piacere, per cui continuiamo così, gli eventi, adesso vedo scorrere immagini di concerti, sì. E come dico, la banda, il contenitore, sì, la band, le scuole, i ragazzi, l'idea è quella di mantenere grosso modo quel tipo di
arredamento, perché comunque, ripeto, è stato un investimento importante, non possiamo buttarlo, no, nel cestino dopo un anno. Sì. Però ogni anno cercare di aggiungere qualcosa, o a livello di allestimenti, di affetti, o a livello di eventi. Perché l'idea era quella che, quello che ci interessava era creare questa atmosfera, no? Fondamentalmente si è puntato su quello. Magari negli anni precedenti si era puntato più sulla tecnologia. Eventi magari molto belli, suggestivi, che però duravano pochi secondi per poi tornare, non dico nell'anonimato, ma in una situazione un pochino meno accattivante di quella attuale. Per cui ecco, questa è una cosa che stiamo portando avanti. E per fortuna anche che ci sono questi commercianti che ci credono, insomma, che investono, sì. Perché è fondamentale anche per portare turismo. Sì, assolutamente, portare turismo. Gente, turismo, noi ci stiamo mettendo del nostro, nel senso che, no, tutto quello che facciamo a livello di eventi, ma anche le stesse ristrutturazioni, sono proprio finalizzate a far sì che sempre più gente possa venire a Fossombrone, nell'interesse chiaramente della collettività e anche delle attività commerciali in primis, che sono quelle che beneficiano di una maggior presenza turistica. Sindaco, in conclusione, perché mancano davvero 2-3 minuti sì. Prima di andare in pubblicità, all'inizio di questa puntata dicevo che il prossimo anno appunto si tornerà alle urne perché verrà eletta la nuova amministrazione comunale. Lei al suo primo mandato sì. Ha già pensato, ha già riflettuto se ricandidarsi per un secondo? Sì, come ti dicevo all'inizio, è un'esperienza molto impegnativa che ti porta a sacrificare spesso anche quelle che sono gli affetti familiari, perché comunque sei quasi sempre impegnato, no? Anche quando non sei lì fisicamente, sei magari in altre situazioni, penso, non so, a inaugurazioni piuttosto che feste, sagre, mostre, quindi comunque sei sempre sul pezzo. Quindi una riflessione va fatta non solo da parte mia, ma anche da parte del resto della giunta e dei consiglieri, perché poi ognuno ha la sua famiglia, il suo lavoro, per cui è un impegno veramente molto, se lo vuoi fare in un certo modo ti impegna parecchio. È altrettanto vero che a mio avviso un mandato è un po' pochino, nel senso che all'inizio ci serve tempo per entrare un po' negli ingranaggi, una volta che parti poi 5 anni volano, per cui molto probabilmente cercheremo di andare avanti, poi ovviamente dipende dal consenso dei cittadini, però è probabile che insomma, visto che i progetti insomma ce ne sono tanti, anche le richieste sì. Dei cittadini, Fossombrone insomma deve essere in tanti aspetti, no? No, è una città che aveva bisogno di tante cose, effettivamente noi abbiamo puntato molto su questo aspetto turistico che ci sta dando anche grosse soddisfazioni, dove abbiamo trovato una situazione piuttosto ferma, no? Nel senso che ecco, questo rivitalizzare le varie strutture, mi riferisco a interventi come dicevo prima alla quadreria, ma non solo, abbiamo fatto a San Filippo qualcosa nei musei, quindi per cui chiese, che necessitavano oltre che di pubblicità strade. Anche di restauri, strade, quindi insomma cose ne abbiamo fatte già secondo me parecchie, ce ne sono tante altre da fare, come hai visto nei 1000 esatto. Messaggi, ognuno ha la sua criticità da segnalare, quindi come vorrebbe dico, continuare il progetto iniziato. Sì, secondo me va portato avanti, quindi vediamo poi i colleghi della squadra attuale quanti e quali sono disposti a proseguire, però la mia idea è quella di andare avanti, perché ripeto, 5 anni effettivamente sono un po' pochi. Questo nasce anche da un confronto fatto con i colleghi sindaci, i quali dicono tutti che 5 anni effettivamente sono un po' pochini. Il progetto comunque richiede un lasso di tempo più lungo. È già troppo presto per parlare di possibili alleanze? Sì, direi di sì. Aspettate le regionali. Guardiamo un attimo a livello regionale come si evolve la situazione, anche nazionale, per poi decidere come muoverci. Io, Sindaco, la ringrazio per essere Grazie stato nuovamente nei nostri studi e ringrazio anche tutti i telespettatori per aver contribuito ad approfondire questa puntata e anche a far emergere, no, le criticità e quello che, di cui ha bisogno Fossombrone. Grazie, grazie ancora al Sindaco Gabriele Bonci. Grazie a te e buona serata a tutti. Vi ricordo che alle 10.30, alle 22.30 andrà in onda il telegiornale di Mezzasera. L'informazione invece torna domani mattina puntuale alle ore 7 con la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.